La sindrome della firma accade quando nessuno sigla un accordo prima, un progetto poi, e semmai ci si arriverà a un risultato per paura di sbagliare. L'aspetto davvero rivoluzionario dell'annunciato decreto semplificazioni sta proprio lì. Se abbiamo bisogno di semplificare è perché prima abbiamo complicato. E abbiamo complicato rispetto alla legge europea, perché sostanzialmente non ci fidiamo dei dirigenti che prendono le decisioni. E quindi vorremmo stabilire come un percorso obbligato dove loro non fanno scelte ma seguono delle regole. E il cambio di direzione si legge già nell'articolo 1 della bozza. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità. Rischia di essere punito non chi fa, come oggi, ma chi non fa. La pubblica amministrazione si immagina di fermare la corruzione con la procedura, nel mondo privato si guarda il risultato. Un buon sistema di controllo sui risultati fa venire fuori dove le cose non funzionano. Ci potrebbero essere delle sorprese prima della versione definitiva del decreto, e quello che molti si aspettano è la comparsa di dettagli che ne limitino la portata innovativa. Noi pensiamo sempre che le persone agiscano solo per interessi di denaro. C'è una mentalità che ha prodotto questa situazione ed è la mentalità che vede nell'errore la colpa. Poi evidentemente ci sono anche tutti gli uffici legali, c'è tutto un ambito che ci guadagna, ma non è che queste cose accadono perché ci sono i soldi.